Ci troviamo nella piazza che è diventata simbolo di Brescia dal 28 maggio 1974, quando scoppiò la bomba. In quel 28 maggio alle 10:12 precise, mentre si teneva una manifestazione antifascista, c'erano stati molti attentati e dobbiamo tornare indietro con la memoria, dobbiamo tornare indietro perché oggi si parla di Piazza della Loggia, ma noi vogliamo fare un passo indietro perché Piazza della Loggia è stata provocata anche e soprattutto da altri attentati. Una settimana prima, proprio qui a Brescia, era saltata in aria un certo Ferrari che aveva nello scooter un ordigno esplosivo che è scattato in anticipo e ha provocato la morte dell'attentatore. Dobbiamo tornare a Piazza Fontana, 1969, Banca dell'Agricoltura, 12 dicembre, tanti morti anche là che vengono ogni anno ricordati. Dobbiamo andare a Pietro Valpreda, a Pinelli, commissario Calabresi. Dunque c'era la strategia del terrore provocata soprattutto dalla destra estrema, e quando parliamo di destra parliamo sempre di estremismo, e comunque si formavano le BR, terrorismo, le piazze ogni sabato erano teatro di scontri tra manifestanti e polizia, autunno caldo, il 68, di conseguenza abbiamo tanto materiale da farvi vedere e da dirvi. Ecco perché poi sfociò in Piazza della Loggia, qui vedete i nomi degli 8, prima erano 6 morti, poi diventarono 8 pochi giorni dopo, 102 i feriti, e Brescia divenne la città simbolo perché un attentato così tragico e così fuori da ogni previsione, c'era la tensione, c'era la strategia della tensione. I nostri cameraman vi hanno già preso il punto esatto in cui sorgeva il palco sul quale stava iniziando a parlare Castrezzati, che era delegato dei sindacati, Franco Castrezzati, poi avrebbe parlato l'onorevole Adelio Terraroli. Non fu possibile perché appena iniziò a parlare Castrezzati scoppiò la bomba. Che è difficile collocare nell'arco antifascista e perciò costituzionale. Milano al... Compagni e amici, state fermi! Calma! Compagni e amici, state fermi! State calmi! State all'interno della piazza! Il servizio d'ordine faccia cordone attorno alla piazza! State all'interno della piazza! State all'interno della piazza! Lavoratori! State all'interno della piazza! Facciamo il servizio d'ordine! Il servizio d'ordine! State calmi! State calmi! State calmi! Invitiamo tutti a portarsi sotto il palco! Venite sotto il palco! Lavoratori, venite sotto il palco! Il servizio d'ordine, venite sotto il palco! State calmi! Vi preghiamo di venire sotto il palco! Lasciate posto la croce bianca! Venite sotto il palco! La bomba era situata nel cestino porta rifiuti che era situato dietro a questo pilastro. C'era una bomba
Si dice che la polizia abbia verificato, non si sa come, una bomba fatta esplodere col timer, tante supposizioni, però effettivamente la bomba era nel cestino e purtroppo, ironia della sorte o macabra sorte, quel giorno pioveva molto. Perché ci furono tanti feriti e purtroppo 8 morti? Perché la gente si è rifugiata sotto il portico e questo acuì ancora di più affinché la bomba avesse un effetto dirompente molto più grave del previsto e tutto giocò contro quel giorno, il maltempo, la strategia, la poca attenzione di chi doveva osservare cosa c'era nei cestini. Sono tante le implicazioni che fanno di questa strage ancora un caso, non dico irrisolto perché non è, c'è più nessuno in carcere, solamente c'è Giulio Tramonte che è in revisione di processo per un cavillo giudiziario. Gli altri, quelli che sono stati definiti i veri artefici di questo massacro, dobbiamo dirlo, sono morti tutti. Restano in vita i familiari, Manlio Milani, la sua associazione, la Casa della Memoria, che ogni anno ricordano, siamo al 48esimo, tra poco saremo al 50esimo, e Brescia Channel TV non poteva mancare a questo appuntamento, come non è mai mancata da quando è nata. Questa è l'anteprima, poi vi faremo vedere la manifestazione, perché è importante non dimenticare, senza retorica, senza voler fare dichiarazioni roboanti. Qui c'era gente che manifestava pacificamente, che era stanca di bombe, di attentati, di violenza. 68, ve l'ho già detto, tutto quello che è successo a Roma, e c'erano state tante avvisaglie, poi ci saranno ancora attentati, l'Italicus, la sparatoria a Pian di Racino, e erano anni bui. Io purtroppo per l'età c'ero in questa piazza e so cosa si respirava quel giorno e che cosa ci ha lasciato a noi vecchi quella giornata. Una voglia di non dimenticare, una voglia di continuare a ricordare, perché queste erano persone che non avevano niente a che vedere con la politica, erano qui a dimostrare contro la violenza e sono state vittime della violenza, pensionati, professori, marito e moglie, di conseguenza erano gente comune come noi che era qui pacificamente a dimostrare. Doveva essere questa la giornata, purtroppo si trasformò in tragedia e noi questa tragedia ve la racconteremo anche con i protagonisti in seguito. E iniziamo il nostro percorso con questa pietra d'inciampo che è la prima che ricorda le vittime del terrorismo del 28 maggio. Sono state postate queste formelle, queste pietre d'inciampo, proprio 10 anni fa. Sono ricordate in questo percorso della memoria che noi faremo completamente in un altro servizio, adesso vi ricorderemo solo quelle di Piazza della Loggia. Sono 495 vittime del terrorismo, compreso Charlie Hebdo, Aldo Moro e altre vittime del terrorismo. Qui abbiamo la prima che non ha certamente inciso il nome, ma che ricorda la data del 28 maggio. Ecco, adesso invece ci seguirà la telecamera e ancora una volta ricorderemo uno per uno coloro che hanno perso la vita in quella giornata. Ecco, questa è Giulietta Banzi Bazzoli, insegnante, e muore naturalmente il 28 maggio del 1974, Giulietta Banzi Bazzoli.
Poi andiamo avanti piano piano con la nostra telecamera e arriviamo a Livia Bottardi Milani, che avete visto poco minuti fa il marito parlare agli studenti. Livia Bottardi Milani, anche lei insegnante, perché erano molti gli insegnanti in piazza in quella mattinata. Proseguiamo lentamente con la nostra telecamera, con il nostro Rudy che, preciso come sempre, qui era un pensionato venuto da fuori, Euplio Natali, anche lui muore in quella tragica mattinata alle 10:12. Tra l'altro dobbiamo dirlo che non tutti morirono in quel giorno, perché ben due morirono pochi giorni dopo. Luigi Pinto, altro insegnante, come vedete abbiamo ben tre insegnanti, anzi ne avremo di più. Luigi Pinto, poi andiamo a Bartolomeo Talenti, questo invece era un operaio, che era qui con le organizzazioni sindacali che avevano organizzato questa manifestazione contro la violenza, soprattutto contro le estreme frange del fascismo. Questo, andiamo avanti e abbiamo Clementina Calzari Trebeschi, altra insegnante. Come vedete il corpo docente ha lasciato molte vittime in quella tragica mattinata. E qui abbiamo due Trebeschi, avremo un altro Trebeschi che è Alberto, insegnante, tragicità proprio nella fine assieme di queste due persone che in quella mattinata erano presenti sotto il portico perché pioveva, come ripeto. Vittorio Zambarda invece è un pensionato ed è l'ottava vittima, ma noi vogliamo ricordare una nona vittima che non ha nulla a che fare con Piazza della Loggia, ma che invece ha qualcosa a che fare con Piazza Arnaldo. Andremo in Piazza Arnaldo un giorno quando ci sarà il ricordo di Bianca Gritti Daller. Chi era? Era un insegnante che stava passando per caso sotto i portici, i portichetti di Piazzale Arnaldo, e Piccini, un criminale, aveva anche lì depositato un ordigno, una pentola a pressione che esplose fortunatamente lì, fortunatamente per gli altri, sia ben chiaro, tragicamente per lei ci fu la morte. La vogliamo ricordare questa, perché questo accadde il 16 di dicembre del 1976, due anni dopo, come vi avevo detto nella mia introduzione, la strategia del terrore non terminò in Piazza della Loggia, anzi ci furono tanti altri attentati, gli anni 70-80 terribili, e si conclusero con molte morti. E così concludiamo il nostro passaggio sulle pietre d'inciampo che ricordano e Piazza della Loggia e Piazza Arnaldo. Poi invece apparirà uno special che riguarderà tutte le vittime del terrorismo, perché questo percorso, partendo proprio da qui, si snoda per le nostre strade del centro, arrivando perfino in Castello, e lì vedremo Aldo Moro, Charlie Hebdo, le scuole in Kenya e via di seguito. Non trascuriamo niente. Perché? Perché lo facciamo? Perché desideriamo che il terrorismo non abbia più a trionfare, che la democrazia sia l'infa vitale di un paese. Non abbiamo più bisogno di terrorismo.
abbiamo bisogno di pace, di serenità e soprattutto che le parti politiche non siano nemiche ma avversarie, mentre qui c'era il nemico da abbattere e non importa come si abbatteva, con le bombe, con i mitra, con le P-38, con le sprangate e via di seguito. Non è un paese democratico, quello noi lo vogliamo diventare. Siamo tornati in Piazza della Loggia dopo l'anteprima perché è la giornata del 28 e come state vedendo c'è ormai una moltitudine di fiori davanti alla stele ed è l'omaggio che hanno fatto le associazioni sindacali, le associazioni di lavoratori, associazioni di amicizia Italia-Cuba che sta in questo momento passando, ora e sempre come allora, antifascisti, come vedete ci sono le varie associazioni, qualcuna certamente sorta dopo la strage, ma la maggior parte sono associazioni sindacali, associazioni di categoria che vengono a rendere omaggio alla stele che ricorda i caduti di Piazza Loggia. Certamente è una folla che si va ingrossando sempre di più, è una folla che ogni anno non diminuisce, anzi aumenta, vuol dire che anche i giovani hanno accolto e hanno raccolto quello che è stato il significato della manifestazione, perché da 48 anni ormai tutti vogliono essere in piazza, quelli che naturalmente hanno a cuore quella che è stata questa grande strage, questa grande tragedia bresciana. Adesso vedete, le nostre telecamere stanno inquadrando le RSU dell'Iveco, grande stabilimento che adesso è un po' ridimensionato, ma che allora era un grande stabilimento di produzioni, lo è tuttora, di autocarri, e questa è la rappresentante sindacale dell'Iveco. Questa è ancora Piazza della Loggia, pubblico anche non facente parte delle associazioni, ma è qui per testimoniare. Allora, aspettavamo con ansia, sapevamo che ci sarebbe stata Donatella Albini che ha la delega alla salute, ma qui invece stiamo parlando di qualcosa che ci commuove. Abbiamo appena visto Franco Cattrezzati sfidare Carosella. Cosa significa per lei essere qui oggi? Significa essere col cuore, con la mente, col corpo, dentro la mia città. Io quel giorno facevo il primo anno d'università, ero in università, stavo studiando, avevo preso il motorino per venire qui, pioveva, non l'ho preso il motorino, e quando abbiamo saputo questa cosa ci hanno chiuso dentro l'università dicendo di non muoverci. Lì ho capito che bisognava fare qualcosa per difendere le istituzioni di cui noi tutti siamo parte. Da lì tutto il mio impegno in comune per difendere la salute delle persone, in mare salvare le persone,
direi che è iniziato lì, o quantomeno si è perfezionato lì, davvero lo dico con tutto il cuore. Io ricordo ogni viso, la Bazzoli e la Banzeba era un insegnante del mio liceo, ci difendeva sempre davanti ai presidi. Siamo qui col cuore, con la mente, con tutto, è un segno di cittadinanza presente e non rinunceremo mai a questo. Dopo 40 anni la piazza è ancora piena, vuol dire che Brescia non dimentica. Non solo non dimentica, ma se lo sente dentro, è un'altra cosa. Grazie. Grazie. Intanto rileggo alcune parole di una delle persone della nostra città, Maurizio Tira, che è il rettore dell'università. Abbiamo l'assessore Cantoni che rappresenta le varie associazioni, naturalmente è qui con le associazioni di quartiere, con i comitati di quartiere che giustamente sono su questa piazza. Cosa significa per lei, giovane, Piazza della Loggia? Piazza della Loggia è la concentrazione dei ricordi e anche della memoria, perché dalla memoria non si può dimenticare quello che è successo. La storia insegna sempre e noi siamo qui oggi a ricordare quella strage che ha portato tanta sofferenza alla nostra città. Quindi è stato così bello avere tutti i consigli di quartiere che si sono riuniti simbolicamente, e quindi tutta la città simbolicamente qua con tutti i cittadini a portare il loro ricordo ed essere presenti in un momento comunque importante per la nostra città. Tutto accadde in un istante. Il rumore dello scoppio accadde tutto in un istante, assordante e lacerante. Ogni cosa a pezzi, corpi, vite, cuori, città. Pochi secondi. Ricolma la piazza di sangue, corpi massacrati dalla strage, un getto incosciente per cancellare, ma il ricordo ancora oggi rimane in ciascuno di noi. Poco le campane della città suoneranno. Ringraziamo le autorità e tutti quelli che sono stati presenti fino adesso.
Tra i tanti sindaci presenti non poteva mancare il sindaco di Castagnedolo Bianchini, al quale chiediamo qual è la sua testimonianza e quella del paese che lei rappresenta. Beh, oggi bisogna essere in piazza, perché quello che è successo 48 anni fa è una tragedia nazionale bresciana, è una tragedia che va ricordata e soprattutto vanno ricordati quei tempi che erano i tempi che precludevano la democrazia e che purtroppo anche per quanto riguarda lo Stato non è stato indifferente in questi momenti. Fortunatamente l'Italia è un paese democratico, la Costituzione alla resistenza ha dato all'Italia una Costituzione e una democrazia viva, vera, e la reazione che c'è stata allora negli anni e che anche oggi viene testimoniata è la testimonianza migliore di quello che una Costituzione vera e un italiano vero può manifestare. Abbiamo visto molti giovani, vuol dire che è stato raccolto il messaggio che i giovani non dimenticano assieme ai vecchi. Vuol dire che anche se ci auspichiamo sempre che venga tramandato, ed erano quelli che chiedevano i partigiani, chi ha conosciuto i partigiani, le ultime parole che dicevano: non dimenticate, voi che conoscete trasmettete a tutti, fate sapere cosa è successo, cosa è stato, al di là del dolore che era stato pesante, ma cosa è voluto dire vivere da paese libero, da cittadino libero in un regime fascista. E diventa molto, è diverso di vivere da fascista in un paese democratico. Da democratico vivere in un regime fascista ha complicato parecchio le cose e qualcuno ci ha rimesso la vita. Purtroppo nel 48 anni fa non era del tutto scongiurato questo pericolo, e Piazza della Loggia è purtroppo una triste testimonianza di questo. La ringraziamo, grazie sindaco. Prego. Che una sindaca dobbiamo intervistare, la signora Bonfiglio Clara di Villa Chiara, questo comune che non è un grandissimo comune, ma è qui a testimoniare. Sempre, tutti gli anni siamo sempre venuti, io e i miei predecessori sindaci abbiamo sempre partecipato alla manifestazione al ricordo dell'orribile strage del 28 maggio del 74, ed è sempre emozionante, sempre giusto ricordare le vittime, il periodo di questo tragico, di queste stragi che volevano minare alle fondamenta della nostra democrazia. In particolare il momento più emozionante è quando ricordano i nomi di queste persone, e il mio ricordo personale, perché Luigi Pinto, che aveva solo 25 anni, era il marito della mia professoressa di inglese alle superiori. Un ricordo particolare. Ecco, la provincia sembra lontana e invece come ricorda, cioè i suoi concittadini? No, i miei concittadini, noi abbiamo una via dedicata alla via 28 maggio che abbiamo dedicato una quindicina di anni fa. I miei concittadini tutti ricordano la strage di Brescia. No, siete lontani allora? No, assolutamente. Siete tutti qui? Partecipiamo per questo. Grazie. Siamo vicini. Buona giornata. Grazie a lei. E concludiamo questa nostra lunga kermesse che è iniziata con il ricordo, con altrettanto dolore come l'abbiamo iniziata, con altrettanta speranza comunque che da questa piazza ogni anno nasca qualcosa di diverso, una amicizia diversa, una politica diversa, un paese diverso, la città senz'altro è diversa, e lo ha dimostrato questa mattina essendo qui e inondando, come vedete, di fiori il tragico luogo in cui avvenne lo scoppio. In quel giorno scoppiò sì una bomba, ma in quel giorno scoppiò anche la democrazia. Dopo 48 anni, un solo superstite in carcere che verrà forse anche graziato per un cabido giudiziario, tanti processi, a noi interessava sapere i mandanti, che purtroppo non sono stati ancora scoperti. Al di là di tutto, noi non facciamo politica, Brescia Channel TV non fa politica.
politica fa notizia, fa presenza ed è sui posti più importanti dove si svolgono le manifestazioni più importanti, che siano sportive, che siano politiche, che siano di spettacolo, noi ci siamo e noi ci saremo. Grazie ai nostri tecnici per la preziosa collaborazione, una bella panoramica di chi parla e noi ci risentiamo e ci rivediamo prestissimo. Brixia Channel TV. Siamo nell'altra piazza accanto a Piazza della Loggia, Piazza della Vittoria, inaugurata nel 1932 e che fu teatro dei funerali delle vittime. Sei vittime furono fatte sfilare in questa piazza il 31 maggio, tre giorni dopo la strage, mentre il 3 giugno venivano effettuati i funerali di Luigi Pinto, la settima vittima, e l'ottava il 16 giugno e Zambarda, Vittorio Zambarda, che viene tumulato a Salò, sua città natale. Perché siamo in questa piazza? Perché anche questa piazza, come le altre, come tutto il percorso dei funerali, fu teatro di immensa folla. Tutto il percorso fino al cimitero a terra, come vedrete dalle immagini, furono coperte le strade, letteralmente coperte di fiori. I funerali si svolgevano sì in mezzo alla strada, ma coloro che passavano con le salme calpestavano fiori, perché la città aveva voluto partecipare coralmente. Vi fu veramente qualcosa di inimmaginabile. Presenti l'allora capo dello Stato Leone, senatore Leone, e presidente del Consiglio era Mariano Rumor, sindaco di Brescia Bruno Boni. Voi vedrete le immagini che scorrono, le loro foto in quel giorno, i discorsi che si tennero, e furono discorsi di circostanza certamente, come accade sempre. La gente dopo quell'attentato non aveva molto fiducia nelle istituzioni, poca ne aveva già prima. Tutti i sindaci della città, della provincia presenti, benvenuto Luciano Lama per quanto riguarda i sindacati, l'onorevole Pedini, e c'era anche, e vedrete dalle immagini, Berlinguer che quest'anno è stato ricordato per il suo centenario della nascita. C'era De Martino, che allora rappresentava il Partito Socialista. Insomma, c'erano un po' tutti. Certamente non furono accolti benignamente dalla folla, soprattutto i politici, furono accolti da fischi, da contestazioni, perché lo sdegno era ancora alto dopo tre giorni dall'attentato. Sono cose che oggi noi ricordiamo, in pochi ricordano, e noi abbiamo il dovere, come ho già detto in altra parte del servizio, di ricordare, perché le stragi vengono, come ho già detto, da lontano, molto lontano, e non si sono fermate a Brescia, hanno continuato per parecchi anni. Ricorderemo tutte le stragi attraverso il percorso della memoria, che faremo al completo in un prossimo servizio, perché non vogliamo che si mischino le vittime. Ricordarle tutte è giusto, ma questa è una giornata particolare, è il 28 maggio, e di conseguenza grazie a chi ci segue, a chi vorrà commentare. Noi siamo aperti ad ogni critica e eventualmente ad ogni suggerimento. È Brixia Channel che mi porta sui posti dove accadono i fatti.
non con le chiacchiere, con immagini e con ricordi che resteranno indelebili per tutta la vita di coloro che erano in quella piazza il 28 maggio come sottoscritto, e per coloro i giovani che continuano a ritornare, siamo grati ai giovani che continuano a ritornare per ancora una volta rendersi conto di ciò che accadde. La storia è fatta anche di questo, non di grandissimi eventi, ma di eventi che sconvolgono la vita di una città e di una provincia. E il 28 maggio fu uno di quei giorni. Fermi! State fermi! Compagni e amici, state fermi! Calma! Compagni e amici, state fermi! State calmi, state all'interno della piazza, il servizio d'ordine faccia cordone attorno alla piazza, state all'interno della piazza.